Ecco, lei, sindaco, oggi viene assolta da tutti i reati a lei contestati, ecco, di quella operazione che hanno fatto i carabinieri. Diciamo che è dal 2014 che io sono indagato. Naturalmente tutto parte da una denuncia che è stata fatta contro di me da un dipendente comunale e da lì sono partite le indagini dei carabinieri che poi, oltre a questa, diciamo, attività che hanno svolto, di cui ieri c'è stata la sentenza di assoluzione piena chiesta dal PM, poi c'è stato anche il filone che riguarda la gestione dei migranti. Naturalmente i reati contestati sono uguali, sia per, diciamo, questo filone che per l'altro, che sono abuso d'ufficio, conflitto di interesse, falso ideologico. E la soddisfazione più grande che io abbia avuto ieri è la richiesta del PM di chiedere l'assoluzione al giudice perché il reato non sussiste, cioè praticamente il PM, verificato tutto il fascicolo, ha dichiarato che contro di me non può essere ascritto nessun reato perché la condotta che ha avuto diciamo, l'amministrazione comunale e nella fattispecie concreta gli atti che ha firmato il sottoscritto sono tutti legittimi, non c'è stato abuso, non c'è stato falso, non c'è stato conflitto di interesse e questo praticamente apre gli scenari che risolvono diciamo, ogni problema che da qui in avanti potrebbe essere ascritto a mio carico. Quindi ritengo che sia una sentenza, diciamo, molto importante per quello che ha riguardato la mia attività di amministratore, perché nel momento in cui il pubblico ministero dichiara in udienza che non rileva nessun reato ascrivibile alla mia persona, e che naturalmente poi è stato confermato in toto dal giudice, questo rappresenta una grandissima soddisfazione, perché vuol dire che gli atti che firma il sottoscritto sono atti legittimi, non abbiamo mai abusato del nostro potere, quindi abbiamo sempre fatto le cose in maniera corretta. E ieri ho avuto una grande soddisfazione con questa sentenza piena che ha sancito la mia innocenza. Ecco, qual è l'amarezza che porta in questa vicenda? Ma l'amarezza è essere indagato per tanti anni e poi scoprire che alla fine non c'è nessun reato. Quindi il fatto di essere sempre sottoposto ad indagini, che poi le indagini significa intercettazioni telefoniche, a volte significa pedinamento, a volte significa diciamo, tutta una serie di attività che sinceramente da uomo libero e da onesto amministratore sinceramente mi dà fastidio perché io penso che si indagano, si inseguono i delinquenti, cioè le persone che comunque sono diciamo, votati al malaffare, ma chi amministra onestamente un comune, chi si impegna dalla mattina alla sera per risolvere i problemi dei suoi cittadini, poi andare sempre a difendersi nelle aule giudiziarie senza aver commesso dei reati, questo sinceramente dà fastidio. Ecco. Torniamo alla politica. Fratelli d'Italia apprende che lei è indagato, la sospende subito. Ecco, su Guarda, questo, io sinceramente preferisco sulla. non parlare di Fratelli d'Italia perché quando un partito appena sente che c'è un suo militante che è indagato, senza andare a vedere per quale motivo sia stato indagato e immediatamente lo sospende, questo secondo me non è corretto nei confronti del sottoscritto, ma io penso che sarebbe stato sbagliato nei confronti di chiunque nel momento in cui un partito decide di fare la sospensione senza andare a leggersi le carte. Io avevo chiesto al partito di leggere il fascicolo che era stato scritto a mio carico e il partito si è anche rifiutato di andare a leggere perché ha ritenuto che diciamo, le dichiarazioni fatte dai carabinieri fossero il Vangelo e quindi diciamo, da quelle dichiarazioni non prescindevano e pertanto hanno preso per buono quello che comunque incomincia ad essere non buono perché poi le sentenze dicono il contrario e perché mi danno ragione, quindi ritengo che il partito abbia sbagliato nei miei confronti, però non mi interessa più parlare di Fratelli d'Italia. Io ho fatto le mie scelte, ormai sono andato oltre e quindi è inutile tornare su quello che è stato perché sinceramente di Fratelli d'Italia non mi interessa più niente.
ne ha fiducia ancora nelle istituzioni, carabinieri, forze dell'ordine? Ah, certamente, per me l'arma dei carabinieri è un'istituzione fondamentale, e quindi il fatto che io sia stato indagato da qualche carabiniere, questo non significa che io abbia nei confronti dei carabinieri del malessere. I carabinieri sono sempre un'istituzione che merita fiducia, merita rispetto, e fanno un grande lavoro nel nostro territorio, quindi cerchiamo di mettere le cose in chiaro. Da parte mia non c'è nessuna posizione negativa nei loro confronti, io apprezzo e rispetto tantissimo quello che loro fanno. Ho sempre piena fiducia nella magistratura, perché comunque ho visto soprattutto nella parte inquirente una saggezza nel leggere le carte, che è un qualcosa che lascia veramente soddisfatti. E comunque anche i giudici sono persone molto attente, che fanno le cose con scienza e coscienza, senza farsi condizionare da nulla, e pertanto mi sento soddisfatto da come sono andate le cose, ma mi sento soddisfatto da come in generale vanno le cose per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Palmi e anche il Tribunale di Palmi, perché comunque ritengo ci siano persone capaci e competenti, e quindi questo lascia ben sperare per il nostro territorio.